ospiti, tanti personaggi famosi, tanta moda, tanta gente comune, tanti VIP. Tutto questo e tanto altro ancora è moda. La moda è un fatto estetico e le mie canzoni hanno sempre un lato femminile, no? C'è sempre una spiritualità femminile, un pensiero femmina, e secondo me la moda è femmina, poi l'uomo si trova anche bene nella moda, però diciamo che è femmina, quindi forse in ogni canzone mia c'è qualcosa di moda. Forse sono canzoni che non sono di moda, ma comunque seguono un concetto di moda. Quando ero alle prime armi e mi hanno chiesto se volevo indossare vestiti Armani per le occasioni ufficiali, e per me è stato il momento in cui ho capito che stavo crescendo molto come attore, e quindi avere l'attenzione di un grandissimo stilista e il piacere di indossare i suoi vestiti per me è stato un grandissimo onore. Non solo quello, ma poi conoscerlo come persona, come grande lavoratore, una persona che non si è mai risparmiato, che ha dedicato tutta la sua vita per la moda e per una passione, e quindi è sicuramente da esempio, da prendere come esempio, come uomo e come artista. Il tuo capo d'abbigliamento preferito? L'abito. L'abito corto, lungo, vedo che questa sera indossi un abito bellissimo. Dipende la giornata. Intanto uno deve avere un minimo di una misura, cioè se fai vedere le gambe almeno copri il décolleté, se fai vedere il décolleté copri le gambe per essere al punto giusto. Sono uno che avvicina alla moda, si avvicina in punta di piedi, perché in effetti stando in costume tutti i giorni è ovvio che quando voglio mettermi qualcosa deve essere di qualità, meglio poco e bello che troppe cose così prese in maniera superficiale. Però chi non si vuole vestire bene la serata giusta, non soltanto per i miei amici, ma in particolar modo credo per stare magari nel mio caso insieme alla mia donna. Noi abbiamo anticipato, noi, loro hanno anticipato i tempi, ti ricordi? Con un pezzo di Via Spiga chiuso, tutte le televisioni, nessuno sapeva niente, facevamo delle cose, devo dire che una Milano come stasera è veramente non solo da bere, da mangiare, da bere, da ballare. Un'anticipazione sulla prossima stagione? Sicuramente le gonne con le borchie e i stivali alti. Lesson number one, what about fashion? Hello, what's your name? Francesca. And oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Let's talk about fashion, please. Okay, fashion. But in Italian, please. Okay, I don't understand anything about fashion. I don't know anything about fashion. It's not true. You look like a perfect man, so your dress is very cool. Certo, anche perché mi vestono le Iene, cioè questo è il vestito delle Iene, per quello sono vestito bene, perché di solito sono uno straccione. Assolutamente. Bye bye. Bye.